Atmosfera da brividi sulle tribune dell'Usail Stadium, pubblico già caldissimo, cornice perfetta per il match. Un saluto dal vostro Perugia Pardo, con me c'è ovviamente Leni Adani. Match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo 2022. Scendono in campo Uruguay e Portogallo. Vengono da un pareggio all'esordio e oggi bisogna andarli a prenderli quei tre punti di fronte al proprio pubblico se vogliono proseguire il momento positivo. Uruguay che inizia il match con questi 11. Muslera tra i pali, Jiménez è uno dei difensori con il flaco Godin. Davanti c'è il matador Cavani, accanto al pistolero Luis Suarez. Vediamo in grafica l'11 di partenza del Portogallo. Rui Patricio fra i pali, João Cancelo in difesa con Rafael Guerreiro come esterni bassi, Bruno Fernandes insieme a Bernardo Silva nel cuore del centrocampo, occhio là davanti a Cristiano Ronaldo. Si comincia match della fase a gironi di Qatar 2022 che entra nel vivo. Valverde, De Arrascaeta, Valverde, Cavani, Cavani, e c'è il gol del matador, il matador Cavani, sempre pronto quando c'è da buttarla dentro. Rivediamo il gol al replay. Guarda, ha colpito la palla con forza e l'ha indirizzata dritta nello specchio. È difficile per i portieri prendere questi tiri. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Grande scelta di tempo, ha fermato l'azione potenziale. Bentancur. Tocco per De Arrascaeta. Pallone perso dall'Uruguay. Attenzione alla CR7. Occhio a Bruno Fernandes. Bernardo Silva! E c'è il gol! Il gol! Il pareggio portoghese! E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Sempre nel vivo del gioco Bernardo Silva, non si fa pregare quando c'è da buttarla dentro. Da quella distanza poi era praticamente impossibile sbagliare. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Occhio a Cavani. Passaggio da cancellare, palla intercettata. Cancelo.
La smessa su Bruno Fernandes. Ruben Neves. Avanza palla al piede. Un'ottima rete di passaggio. Cavani. Suarez. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Il riflesso del portiere che dice di no. Un intervento da campione questo. Sceglie l'appoggio. Prova i pensieri del portiere. Non è riuscito a sfruttare questa occasione, poteva essere una buona opportunità. C'è spazio per Suarez. Era l'ultimo uomo, chiara occasione da gol, vediamo. L'arbitro qui, insomma, forse ha sbagliato, Lele, che dici? Sembrava da rosso diretto. Anch'io ho avuto la stessa impressione, Pier. L'unica spiegazione che riesco a darmi è che non l'abbia giudicato una chiara occasione da rete. Prova la botta. Suarez, il pistolero, su calcio piazzato. Pulsione ad uscire. È questa che merita giustamente di essere rivista per apprezzare l'effetto impresso alla palla. Beh, la traiettoria che ne è uscita è meravigliosa. Scavalcato la barriera e non ha lasciato scampo il portiere. Si riparte dunque col Portogallo che deve recuperare un gol. Tackle efficace qui. Attenzione a Suarez. Palla per Valverde. Cristiano Ronaldo. Grande intervento, quasi come un gol. Cavani. Valverde. Occhio al tiro di Cavani. Super parata di Rui Patricio. La gioca corta. C'è il rilancio lungo. Ronaldo. Ottavio. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. Bruno Fernandes. Palla per João Cancelo. Ancora su Cristiano. Ruben Neves. Attacca la caccia del pari. E il pallone in rete! Ha pareggiato il Portogallo! Hanno scelto il momento migliore per trovare il gol del pari. Perché mancano davvero pochi istanti all'intervallo. E potrebbe essere davvero un'importante iniezione di fiducia. Tecnico avversario starà schiumando di rabbia. Partita che torna in equilibrio, dunque stiamo assistendo a un match fantastico. Altri 120 secondi da giocare. Cavani.
Si chiudono i primi 45 al Lusail Stadium. Seconda frazione che ha preso il via con le squadre a caccia di punti per la classifica del proprio girone. Pavia, Bernardo Silva, e c'è il gol, dimostra di essere davvero in gran forma con queste due reti. Rivediamo l'azione che ha portato al gol. Decisivo Bernardo Silva, bravo a farsi largo tra le maglie della difesa. Tutto facile per Bernardo Silva, non ha avuto problemi a metterla alle spalle del portiere. Uruguay che dovrà cercare subito una reazione a caccia del pari. De Arrascaeta chiama in causa il matador. Ancora Cavani. Rui Patricio ci arriva. Il tocco corto. De Arrascaeta. Per poco non hanno trovato il gol del pari. Buon tentativo, Pier, davvero. Se continuano così il gol non tarderà ad arrivare. Ci sarà una sostituzione. Si fa vedere in avanti. Cristiano. Palla gol importante. Non trattiene, attenzione. Non c'è nulla qui. De Arrascaeta. Bentancur. Palla per Núñez. Tocco di ritorno per Suarez. Hanno riaperto la partita col gol del pareggio. Rivediamo l'azione del gol a replay. Ha superato il portiere con una conclusione di controbalzo davvero notevole. Traiettoria imprendibile per l'estremo difensore. Le due squadre sono di nuovo in parità. Davvero una partita che regala emozioni. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. La respinta, ma non è finita. Recupera il pallone il portiere con un'uscita disperata e precisa sui piedi dell'attaccante. Coraggioso, e infatti è stato premiato. Ha salvato la porta con un grande intervento. Ha evitato un possibile gol. Stiamo vedendo un pareggio divertente con occasioni da gol e gol da una parte e dall'altra. Perché le due squadre hanno comunque deciso di affrontarsi a viso. Che occasione, Pier! E c'è il gol! Si riparte in vantaggio dunque! Rivediamo l'azione che ha portato al gol. Ha dato una gran palla qui Ronaldo. A tu per tu col numero uno avversario, rimasto freddo, ha preso la mira e ha trovato il gol con una conclusione d'interno. Quante emozioni, soprattutto quanti gol! Punteggio sul 4-3. Niente da fare, il difensore recupera. Darwin Núñez, c'è la prateria per andare. E c'è il gol, con il risultato che cambia e torna subito in equilibrio. Due gol in rapida successione. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Uno contro uno col portiere, mi sarei aspettato la soluzione di potenza e invece ci ha sorpreso optando per la precisione calciando d'interno. Bravo! Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità. Ottima lettura difensiva.
C'è spazio per Suarez. C'è il pallone del possibile vantaggio. Uscita bassa, decisiva. Bravissimo il portiere. Tempi calcolati alla perfezione. Poteva rischiare di commettere fallo. Diogo Jota. Insiste il Portogallo a caccia della vittoria. Vedremo se la loro caparbietà sarà premiata. Possono passare in vantaggio. Salvo il pareggio con una parata d'applausi. Ha avuto un riflesso straordinario sulla conclusione ravvicinata. Botta sicura. Sceglie subito il compagno. Riesce a tenerla in gioco. Cerca la profondità. Buono il contrasto. Cristiano Ronaldo. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Ottimo l'intercetto. Ha un'autostrada a disposizione. E non sbaglia Suarez, il gol che vale il vantaggio a poco dalla fine. È una sentenza il pistolero. Il charrua con più gol in bacheca. Non sbaglia. Gol scaturito da un ottimo pressing che gli ha permesso di recuperare palla e far ripartire immediatamente l'azione. Replay meritato. Si riparte con l'Uruguay avanti di un gol. Si giocherà per altri 180 secondi. Ruben Neves. Offensiva del Portogallo che vuole il gol del pari. Non un grande passaggio in effetti. Finisce il match con la felicità dei tifosi della formazione di casa per questa bella vittoria. Trovare il gol partita a pochi minuti dalla fine è indice di grande voglia, concentrazione, e questo è un atteggiamento che avrà fatto sicuramente piacere al tecnico. Altre squadre si sarebbero accontentate del pari, loro no.